Vi sarete già resi conto, vedendo il modo in cui in Platone il carattere pratico è distinto da quello teoretico, che per quanto grande sia Platone, questa distinzione in lui non è consistente, o perlomeno noi facciamo fatica a considerarla sufficiente, a considerarla praticabile oggi, perché quell'idea della chirurgia, pur nel suo interesse, è un po' speciosa, curiosa, interessante se volete, ma non sufficientemente solida e ben fondata per poter essere riattualizzata e adottata anche da noi, uomini del XXI secolo. Il problema al quale noi ci troviamo di fronte adesso, nel determinare il carattere pratico della filosofia, è quello di mostrare in che modo, no? Dove è finito? Ecco, a partire, diciamo così, da quelle definizioni che avevamo dato, se l'idea generale è quella di mettere a fuoco in che modo la filosofia si sviluppa per un lato, ancora una volta, da un lato ancora una volta come sistema dottrinale, dall'altro invece come maniera di vivere, noi dovremmo cercare di capire come, per esempio in Platone, il contenuto di questo sistema dottrinale, che connota la filosofia in quanto teoresi, abbia o possa avere una ricaduta nella parte pratica della filosofia, cioè nella sua attuazione, in quanto modo di condurre la vita. Cioè, per dirla in termini molto più, tradizionali, ma anche fuorvianti, qual è il rapporto tra la teoria e la prassi? Dove qui teoria e prassi sono due componenti ugualmente essenziali della filosofia. In che modo quel contenuto dottrinale che la filosofia indica è suscettibile di guidare e orientare la vita di colui che fa filosofia? Bene, noi abbiamo detto come Platone, per esempio, interpreta questa relazione e sappiamo bene che gli è andata male anche proprio sul piano biografico con quei viaggetti che ha fatto a Siracusa. Perché? Perché evidentemente nel modo in cui lì, nella bipartizione della filosofia in teoria e prassi e nella maniera in cui si determina la possibilità che un contenuto dottrinale venga applicato, cioè tradotto in realtà, c'è un qualcosa che non funziona, sperimentato in prima persona da Platone stesso. Dal mio punto di vista, cioè da quel che ho capito io, ho cercato di capire leggendo i testi di questi pensatori, Aristotele è cosciente di questo problema e cerca con la sua idea di filosofia pratica di risolvere meglio la mediazione tra la parte teorica e la parte pratica della filosofia. O meglio, cerca di mostrare come dal contenuto dottrinale della filosofia in quanto conoscenza teoretica derivi una indicazione per l'orientamento, la condotta della vita. Ma questa mediazione tra la teoria e la prassi, questa è la grande scoperta di Aristotele, secondo me, se vedo bene, può darsi che veda male, alcuni aristotelici dicono che vedo male, altri dicono che vedo meglio, proviamo a vedere di che cosa si tratta. Secondo me la grande scoperta di Aristotele è che questa mediazione è molto, ma molto più complicata di quanto potesse immaginare Platone, o di quanto risulti dal modo in cui Platone sembra intendere questa relazione tra la teoria e la prassi, come se il filosofo dovesse, per così dire, sviluppare un eidos, un ideale, di vita, e poi, conducendo la propria vita, orientarsi su quell'ideale sviluppato, come se si trattasse, diciamo così, di un'operazione tecnica. L'architetto ha un'idea della casa, poi trova i materiali e con quei materiali che trova costruisce la casa, cioè applica quell'idea ai materiali che di volta in volta utilizza nella costruzione. Sembrerebbe che il rapporto tra teoria e prassi si sviluppi più o meno in questo modo dell'applicazione di un universale teorico alle situazioni contingenti della vita. Bene, Aristotele capisce che il rapporto tra teoria e prassi non può essere inteso in questa maniera meramente applicativo-tecnica, perché così si rischia di
di incorrere nei problemi in cui incorre Platone. La mediazione è molto più complicata, è molto più complicata. Intanto perché Aristotele è convinto che la filosofia, come abbiamo visto, non sia solo teoria e prassi, ma che la filosofia sia presente in un'articolazione più complessa e almeno, da quel che ne possiamo ricavare dai suoi scritti, egli sembra individuare tre modalità conoscitive del sapere propriamente filosofico, cioè scientifico. Per lui filosofia e episteme sono fondamentalmente identificabili. Tanto è vero che a volte usa proprio i due termini, filosofia ed episteme, come sinonimi. Quello che noi sappiamo è dunque che Aristotele struttura, diciamo così, il campo del sapere filosofico in una maniera che, riprendendo Platone, lo perfeziona. Abbiamo già indicato grosso modo come, ma si tratta ora di riprendere, diciamo così, quella articolazione canonica del sapere filosofico, secondo Aristotele, che è abbastanza conosciuta e che si ritrova più o meno anche nella manualistica. A partire da questa strutturazione che adesso richiamano i suoi sommi capi, poi noi potremmo fare però un discorso molto più preciso intorno al modo in cui Aristotele combina le prime due definizioni della filosofia, teoretiche, con le seconde due definizioni della filosofia, pratiche. Cioè, le prime due definizioni teoretiche che definiscono la filosofia, come si suol dire, in base al suo oggetto, apotu, hypokeimenu, con le altre due che la definiscono invece in relazione alla sua finalità, apotu telos. Allora, qual è il modo in cui, secondo quell'indicazione metodologica che davo alla fine della lezione di ieri pomeriggio, per cui un concetto deve essere inserito in un contesto, nel quadro epistemico nel quale il concetto stesso funziona, qual è il quadro epistemico generale che Aristotele ha in mente, l'idea di filosofia che Aristotele ha in mente? Questo, guardate, non è facile, o sempre facile, da ricavare, perché per una complicata vicenda editoriale che ha determinato il sovrapporsi di tradizioni concettuali ed epistemiche diverse, generando degli incroci, degli ibridi che hanno occultato in realtà la nostra possibilità di entrare nel pensiero di Aristotele. Detto in termini molto semplici, noi sappiamo che Aristotele ha scritto fondamentalmente due generi di testi, dei testi destinati ai polloi, al pubblico generale, quindi non specialistico, in forma di dialogo come Platone, che sono andati in grande parte perduti. Abbiamo solo dei frammenti di questi dialoghi di Aristotele, nello stile di Platone. E poi dei testi che si sono conservati con vicende quasi rocambolesche, che sono sostanzialmente costituiti dagli appunti che Aristotele probabilmente usava a lezione o perfezionava dopo lezione e che erano destinati alle sue trattazioni scientifiche vere e proprie che presentava nella scuola, dunque a un pubblico specializzato in grado di capirlo e che contengono propriamente le sue dottrine scientifiche e filosofiche. Allora, qual è il problema? Il problema è che questi scritti, alla morte di Aristotele, sono rimasti in una cantina, tutta una storia, sono stati riscoperti dopo secoli, sono stati perduti sostanzialmente, e solo, diciamo così, nel primo secolo avanti Cristo, per caso, questi testi che erano finiti in una cantina sono stati ritrovati e pubblicati dal famoso Andronico di Rodi. Il problema è che Andronico di Rodi, che lavora nel primo secolo
avanti Cristo, ha un'idea di scienza, si immagina la scienza in un modo completamente diverso da come se la immaginava di Aristotele. Quindi si ritrova per le mani tutto un corpo di scritti e nel pubblicarli li pubblica secondo l'idea di scienza che ha in mente lui, cioè secondo la concezione della scienza propria del mondo ellenistico, che pensa che la scienza, o la filosofia se volete, comprenda un canone, cioè un organon, una logica, che è il preambolo al lavoro scientifico, è l'insieme delle regole che servono a ben ragionare e a ben argomentare. E poi due ambiti di oggetti di applicazione, la natura e l'uomo, rispettivamente con la fisica e l'etica. Allora, che cosa fa Andronico di Rodi? Prende sta massa di manoscritti che sono stati scoperti e che rappresentano un evento per l'epoca. Immaginatemi se noi oggi trovassimo, non lo so, 100 volumi inediti di Hegel o di Schelling. Beh, tutto il mondo ne parlerebbe, ovviamente. All'epoca, questi scritti appena scoperti ebbero una risonanza tale che fecero cadere nella dimenticanza i dialoghi che Aristotele aveva propriamente destinato al pubblico. Tanto è vero che non ne abbiamo più se non qualche frammento. Allora, Andronico prende sta roba e la distribuisce secondo l'idea di scienza che ha in mente lui. Cioè, la parte che riguarda la logica la mette nell'organo, la parte che riguarda la fisica, tutti i trattati di fisica, biologia, eccetera, zoologia, li mette lì, nel secondo comparto della sua concezione di scienza o filosofia, e la parte di libri che riguardano i costumi li mette sotto la dizione appunto della morale. Gli rimangono, tra l'altro, dopo questa operazione, in mano 14 libri che non parlano né di logica, né di fisica, né di antropologia o teoria dei costumi. Parlano di un'altra roba che Andronico di Rodi non si riesce a immaginare che cosa sia, perché non ha un'idea di scienza adeguata a comprendere quei 14 libri che trattano di realtà celesti non più rubricabili dentro il suo concetto di scienza. E allora li pone, imbarazzato sul da farsi, dopo la fisica, e come voi sapete in greco dopo si dice metà, e questi 14 libri diventano i 14 libri della metafisica, che in Andronico è innanzitutto una designazione editoriale, è l'indicazione, l'espressione di un imbarazzo filosofico fondamentale, ma che poi diventerà un concetto fondamentale che non si trova in nessun luogo di Aristotele. Aristotele non parla mai di metafisica, e che tuttavia connota in maniera così significativa proprio quei libri 14 così pubblicati da Andronico di Rodi. Allora, questa vicenda editoriale, come dire, rende esplicito quel pericolo a cui io facevo riferimento ieri. Quando uno lavora con un concetto di scienza e legge un autore che non ha più quel concetto di scienza, non ha ancora quel concetto di scienza, se non è avvertito circa questa discrasia, rischia di, appunto, combinare dei problemi, come fa Andronico di Rodi, che mescola l'idea ellenistica della scienza con i contenuti della scienza propri di Aristotele. Allora, noi già dall'edizione degli scritti di Aristotele siamo depistati e impediti di vedere qual era propriamente l'idea di scienza che Aristotele aveva in mente. Quindi dobbiamo prescindere da incrostazioni successive, anche tardo antiche, che hanno occultato la nostra capacità di entrare direttamente nel pensiero di Aristotele. Andronico di Rodi, che viveva nel primo secolo avanti Cristo, immaginatevi noi che viviamo nel ventunesimo secolo. Abbiamo un'idea di scienza identica a teoria, per esempio. Questo pure è un altro degli ostacoli importantissimi che si frappongono fra noi e la comprensione di Aristotele. Insomma, è un lavoro difficilissimo quello di andare a ricostruire o a capire, cercare di capire che cosa Aristotele intendesse per filosofia o per scienza. Bene, quello che ci insegnano a scuola, più o meno, è la seguente articolazione. Aristotele ha un'idea di scienza tripartita, cioè ritiene che le discipline scientifiche possono essere distinte in tre grandi ambiti. Quindi la filosofia o scienza,
o episteme, diciamo meglio, perché scienza è un'altra roba, può essere, come dire, attuata secondo modalità conoscitive diverse, che sono tre, e sono la prima, la modalità teoretica. Mi limito a fare un semplice... La prima, la modalità teoretica. La seconda è una modalità pratica e la terza una modalità poietica, diciamo così. Noi abbiamo anche delle indicazioni più precise su che cosa intendesse rispettivamente Aristotele per una scienza teoretica, una scienza pratica e una scienza poietica, perché la tradizione che si richiama a lui, la cosiddetta, tra virgolette, tradizione aristotelica, che secondo me, come voi sapete, non esiste, dice che per Aristotele le scienze teoretiche sono tre, e sono la teologia, nel senso della teologia naturale, la scienza degli astri, le matematiche, o la matematica, aritmetica e geometria, e la fisica. Queste sarebbero le discipline teoretiche, poi vediamo perché sono dette teoretiche. Le discipline pratiche, sempre secondo questa tradizione cosiddetta aristotelica, sarebbero anch'esse tre, e sarebbero l'etica, l'economia e la politica. Le discipline poietiche sono le tecniche, le artes meccaniche, in cui Aristotele inserisce anche la retorica e tutte quelle belle cose che per noi hanno una rilevanza, diciamo così, in questo contesto secondaria. Che cosa significa, ecco questo è il punto, introdurre la possibilità di un qualcosa come una scienza pratica? Che cosa vuol dire che l'etica, l'economia e la politica sono scienze pratiche, mentre la teologia, la matematica e la fisica sono scienze teoretiche? Aristotele, come dire, suggerisce dei criteri in base ai quali noi dobbiamo introdurre questa distinzione, quindi articolare l'idea di sapere scientifico o di filosofia che abbiamo. E dice che le discipline teoretiche sono quelle discipline che mirano alla teoresi, dunque alla contemplazione, alla osservazione neutrale e disinteressata di un determinato ambito della realtà. E hanno dunque come fine stabilire la aletria, la verità, circa ciò che accade in questo ambito. Quindi le discipline teoretiche hanno un determinato fine, la constatazione del vero. Quindi un criterio determinante per distinguere le discipline filosofiche che conoscono nella modalità della teoresi è la finalità che esse perseguono. Se noi guardiamo invece alle discipline che Aristotele qualifica come pratiche, ebbene, noi lì ci accorgiamo subito, dal modo in cui Aristotele ne parla, che queste discipline non hanno come finalità, pur essendo delle scienze, la constatazione del vero, come le discipline teoretiche. La politica, per esempio, per Aristotele, la scienza politica, non ha come fine, come sarà invece nel caso della scienza politica moderna, quello di descrivere correttamente ciò che accade nell'ambito della polis. Questo non è il fine della politica per Aristotele. Il fine della politica per Aristotele non è la semplice constatazione e descrizione di ciò che accade in quell'ambito che noi chiamiamo politico, ma è un altro, è la realizzazione del buon ordine politico. È la realizzazione del bene politico. Dunque, queste scienze sono chiamate pratiche perché hanno una finalità che non è
la aletheia, la verità, ma è un qualcos'altro che Aristotele chiama come il bene, la realizzazione del bene politico, della buona costituzione, per esempio, nel caso della politica. Quindi non la semplice descrizione di tutti i sistemi delle costituzioni, cosa che Aristotele pure fa, ma la concezione e la realizzazione di una buona, possibilmente della migliore, costituzione politica. Questo distingue radicalmente la filosofia o scienza politica, nel senso di Aristotele, dalla scienza politica che a partire da Hobbes, diciamo in epoca moderna, forse anche prima, assume invece un carattere di tipo teoretico, cioè diventa descrizione dei corpi politici, così come la fisica è descrizione dei corpi naturali e della loro meccanica o dinamica. Quindi, la possibilità che Aristotele si apre di distinguere scienze pratiche rispetto a scienze teoretiche è basata sulla distinzione di finalità proprie in questi rispettivi ambiti. Ci sono, oltre al criterio del fine, almeno altri due criteri che possono essere considerati in via integrativa ed aggiuntiva per distinguere meglio ulteriormente questi ambiti. E precisamente l'oggetto, diciamo così, tra virgolette, di cui rispettivamente queste discipline si occupano. L'oggetto di cui si occupano le discipline teoretiche è quello che Aristotele chiama il necessario, o meglio, con un'espressione più tecnica, quel tipo di enti che sono connotati nel loro essere e nel loro accadere da una certa regolarità. Aristotele dice sono delle cose, degli enti, che non possono essere diversamente da come sono. Per i grecisti, ta me endekomena allos echein. Quindi sono cose to anankaion, necessarie. Lo statuto ontologico degli enti di cui si occupano le discipline teoretiche è uno statuto ontologico relativamente stabile. E tanto più sarà acribes, quindi acribica, perfetta, la scienza che noi faremo, quanto più stabile è l'oggetto di cui essa si occupa. Per cui la scienza più stabile, più acribes, è alla fine la teologia che studia il movimento degli astri, perché per Aristotele quel movimento è il movimento più regolare che ci sia. Allora abbiamo il criterio del fine, il criterio della natura dell'oggetto e, come si è in parte anche capito, il tipo di ragionamento che lì è possibile. Quando abbiamo quel fine, quel determinato oggetto, possiamo anche fare un certo tipo di ragionamento, per cui dire che per esempio in questo ambito scientifico è possibile un sillogismo rigoroso, un sillogismo apodittico, che parte da premesse necessariamente vere e con un'inferenza corretta ricava delle conclusioni altrettanto necessariamente vere. Beh, che cosa accade invece là dove noi non ci occupiamo di cose relativamente stabili, se non necessarie, come quelle di cui si occupano teologia, matematica e fisica, ma ci occupiamo di una realtà come ta antropina, le cose umane, che sono mobili, come si sa, no? I comportamenti umani cambiano. Uno oggi fa così, domani fa colà. No? L'uomo, le praxeis, la prassi degli uomini è molto più variabile, è soggetta al mutamento, qualcosa che accade sotto la luna, quindi subisce l'influsso del quel divenire di Eraclito in cui non si scende nemmeno due volte. Allora, nell'ambito di un qualcosa che è in perenne movimento, è chiaro che, e rispetto al quale noi non abbiamo la finalità della conoscenza veridica, ma la finalità pratica della realizzazione del bene, e noi potremmo sì fare una scienza, ma questa scienza avrà un carattere, diciamo così, diverso, sia per il fine, che è diverso, ma anche perché l'oggetto è molto più instabile e dunque anche perché il ragionamento che noi lì possiamo fare, proprio per l'instabilità dell'oggetto, dovrà essere adeguato a questa mutevolezza e non pretendere di avere quella acribia che è possibile nell'ambito invece delle scienze teoretiche. Dunque, la scienza pratica, pur essendo una scienza, non ha quella struttura apodittica, rigorosa, che hanno invece le discipline teoretiche. Non perché sia una scienza minor,
o filosofia minor, ma perché si occupa di un oggetto, le azioni umane, che sono molto più variabili. Alcuni dicono il ragionamento che qui può essere applicato come metodologicamente corretto è il ragionamento non apodittico, ma dialettico, utopico-dialettico. Ve lo dico, ma è un'opinione, diciamo, molto discutibile, perché per Aristotele la dialettica ha uno statuto particolare, quindi questa identificazione del metodo della filosofia pratica con il metodo utopico-dialettico, per quanto suggestiva, è sfruttata, applicata anche in epoca recente. Per esempio, ricorderete un autore di cui si parlava molto qualche anno fa, perché l'aveva introdotto in Italia Bobbio con la traduzione del suo trattato sulla Nouvelle Rhétorique, Perelman. Perelman è uno di questi autori che ritengono che il metodo dialettico, topico-dialettico, sia il metodo, come dire, delle scienze umane. Ma questo crea dei problemi, adesso io non entro nella polemica della querelle specifica, perché in Aristotele la dialettica non è considerata come una scienza, è considerata come una dynamis, una capacità che è preliminare rispetto alla scienza. E quindi dire che c'è una scienza che usa un metodo che in realtà non è scientifico crea appunto dei problemi. Comunque, questa è una questione, diciamo, specifica, lasciamola volentieri agli aristotelici. Noi a questo punto ci siamo resi conto, diciamo così, che nella strutturazione scolastica, no, del sistema aristotelico, che si basa su questa tripartizione, abbiamo evidentemente, rispetto a Platone, un quadro più complesso, cioè abbiamo il riconoscimento della specificità della prassi, che è basata non tanto sul semplice criterio della chirurgia, ma su una considerazione degli elementi specifici di ciò che avviene in quest'ambito epistemico. Nell'ambito della poiesis, che per ora lasciamo da parte, anche lì c'è una finalità propria, non è né la aletria, la verità che deve essere descritta, né il bene che deve essere realizzato, bensì il fine nell'ambito poietico è la realizzazione di un ergon, di un'opera. Il fine dell'architetto è la realizzazione di una buona casa. Il fine del technites è la realizzazione del buon prodotto che corrisponde alla sua tecne. E anche qui ci sarà l'attivazione di un procedimento, di un ragionamento, di un sillogismo tecnico-poietico, che se ben fatto e combinato con dei buoni materiali porta alla realizzazione della buona opera. Ma questo a noi interessa al momento meno. Quello che ci interessa capire è una volta preso atto di questa strutturazione, diciamo così, disciplinare scolastica, in che modo dentro questo quadro Aristotele concepisca il rapporto tra l'attivazione di un comportamento che produce un qualcosa come scienze teoretiche, mi metto a contemplare gli astri, per esempio. Mi metto a studiare le matematiche, mi metto a studiare la fisica. In che modo sta in relazione il contenuto dottrinale di queste discipline teoretiche con la parte pratica della filosofia? Questo per risolvere un problema, diciamo così, che gli rimane aperto dopo che ha ascoltato Socrate e dopo che ha ascoltato Platone e dopo che ha capito che succede un qualcosa di abbastanza singolare rispetto alla relazione di teoria-prassi se andiamo dietro a questi due grandi maestri. E cioè succede che costoro ci insegnano che la filosofia è composta di queste due parti, che per tenerle assieme, quindi per far sì che il contenuto dottrinale della teoria si riverberi sulla nostra prassi con un effetto positivo, inducendoci a vivere da filosofi, quindi ad applicare la filosofia non solo come un edificio teorico, ma anche alla nostra vita, e quindi a realizzare la nostra vita come una vita ben condotta,
Basti la conoscenza del bene. Basta che io, come si dice in genere, facendo riferimento al celebre mito della caverna di Platone, io riesca, no, a liberarmi, magari aiutato da un maestro che mi fa vedere le cose, dall'incatenamento in quella caverna in cui noi innanzitutto per lo più stiamo rinchiusi. Veda, anziché le ombre proiettate sulla parete, le cose stesse, di cui prima vedevo solo le ombre. Esca poi fuori dalla caverna, incomincia a vedere le cose, e infine il sole, cioè l'idea del bene. Una volta che ho capito l'idea del bene, tutto si fa chiaro e io divento immediatamente anche buono. Basta la conoscenza del bene, chi davvero sa che cos'è il bene non può non farlo. Bene, Aristotele nota una cosa che notiamo tutti noi. Non è affatto vero che basta sapere che cos'è il bene per farlo. Ma perché, questo è il suo problema, pur sapendo che cos'è il bene, la gente continua a fare il male? Perché pur sapendo che ci sono tutte quelle belle cose che ci insegnano i filosofi nelle loro teorie, noi poi continuiamo a comportarci come se quelle teorie non esistessero? Perché riconoscendo i valori agiamo secondo disvalori? Perché la natura umana è contrassegnata da una tendenza fondamentale alla perversione, alla perdizione, al peccato, per dirla in termini, come dire, confessionali? Perché c'è un qualcosa, un male radicale, per dirla con Kant, che affetta la natura umana? Perché uno, vedendo le cose migliori, segue le peggiori? Questo è il problema di Aristotele. Perché Platone, che ha questa bella teoria, poi non riesce a tradurla in prassi? Perché l'uomo, appunto, pur sapendo che cos'è il bene, fa il male? Perché, evidentemente, le cose non stanno in modo così semplice come le poneva o sembrava ponerle Platone. Platone, bisogna vedere che cosa diceva. In genere si attribuiscono anche a Platone delle cose che magari in Platone sono più complesse. Però, diciamo, perché questa mediazione tra la teoria e la prassi è più complicata di quanto non sembri a prima vista? E proprio in questa complicazione della relazione tra teoria e prassi, noi dobbiamo ricercare la ragione per la quale la conoscenza del bene come tale non produce anche la pratica del bene nella conduzione della vita concreta. Ma per capire come stanno assieme teoria e prassi, in questo modello, noi dobbiamo prescindere dalla strutturazione formale del sapere filosofico, tenendola presente naturalmente. Dobbiamo cercare di capire che cosa sta dietro a questa idea della scienza. Perché la scienza, secondo la nostra prospettiva, è sì la costruzione dell'edificio teorico, dell'edificio delle scienze pratiche e dell'edificio delle scienze poetiche. Ma dietro questa costruzione c'è un soggetto che vive in modo scientifico, dedicandosi o alla teoria, o alla prassi, o alla poiesis. C'è una vita umana, diciamo così, un movimento che modifica se stesso e assume la forma della vita dedita alla scienza teoretica, dedita alle scienze pratiche o dedita alle scienze poietiche. Cioè, scienze teoretiche, pratiche e poietiche, noi possiamo vederle sia dal punto di vista oggettivo come il risultato di un certo movimento della vita che arriva a costruire questo, quest'altro e quest'altro edificio. Ma per capire perché si arrivi a questo, o per capire il radicamento della scienza oggettiva in un movimento della vita nella sua dinamica, nella sua motilità originaria, dobbiamo cercare di capire che cos'è propriamente quella che Aristotele chiama la kinesis tu biu, il movimento che contraddistingue la vita umana nei suoi caratteri originari. Che cos'è la vita umana in quanto movimento? Questo, diciamo così, è un qualcosa che possiamo vedere in maniera semplificata, adesso senza fare tutti i passaggi, in modo da vedere immediatamente anche la connessione con questo
articolazione disciplinare. Allora, dietro questa articolazione disciplinare c'è, come dire, ci sono altrettante modificazioni di quel movimento che è la vita. Dunque, noi abbiamo la vita umana, che è concepita in termini di kinesis, di movimento. Questo è un concetto, diciamo così, importante, che dovremmo specificare. E vediamo che questa kinesis può prendere la forma di un teorein, contemplazione, cioè io posso al movimento che contraddistingue il mio stare nel mondo dare la forma della contemplazione, cioè assumere il comportamento della contemplazione. Modifico la vita in modo tale che dalla vita nasca questo comportamento, la contemplazione, il teorein. Posso prendere la vita anche e orientarla non all'interesse contemplativo, ma all'interesse attivo. Praxis, pratein dunque, l'agire, pratein. E posso assumere un comportamento ancora diverso, che è in greco poiein, è anch'esso un fare come il pratein, ma diverso rispetto al pratein, perché non è un fare, diciamo così, etico-politico come il pratein, ma è un fare tecnico, è un fare produttivo, un agire manipolante. L'agire del technites che, per esempio, costruisce un suppellettile, un oggetto, uno strumento, un vaso, quello che è. Allora, la kinesis, se la vita è movimento, può essere articolato, declinato secondo questi comportamenti. Questi sono i tre comportamenti fondamentali che Aristotele individua. Si tratta di vedere in che cosa consiste propriamente il carattere specifico di ciascuno di essi. È abbastanza chiaro e intuitivamente evidente la diversità tra i tre comportamenti, anche se noi abbiamo una qualche difficoltà a distinguere questo pratein dal poiein, perché innanzitutto e per lo più tendiamo a raggruppare queste due categorie aristoteliche sotto una categoria più generale che è la categoria del fare. E forse oggi, come dice quella buonanima di Hannah Arendt, abbiamo una terza categoria ancora che ingloba persino il teorein e che è la categoria del lavoro. Qualsiasi movimento, qualsiasi kinesis, oggi è concepita in termini di lavoro. Il lavoro è una categoria ipertrofica che assorbe in sé tutte le attività umane e di cui Hannah Arendt in Vita Attiva fornisce una magistrale analisi. Allora, quello che possiamo dire è che per Aristotele ciascuno di questi comportamenti, in quanto declinazione del movimento originario della vita, è accompagnato, per così dire, da una sua competenza, da una sorta di sapere che guida questa rispettiva declinazione del movimento. Se, per esempio, il movimento è declinato nel comportamento della osservazione teoretica, c'è, come dire, un lume che mi guida quando io osservo e contemplo. C'è una modalità, tra virgolette, conoscitiva, una competenza, diciamo così, che accompagna la contemplazione e la orienta verso la sua riuscita. Quando agisco, non agisco alla cieca, ma vedo determinate cose. Il mio agire è orientato da una certa competenza che mi fa capire di volta in volta ciò che è opportuno fare
e ciò che è opportuno tralasciare. Quando produco un'opera, quando il technites realizza un tavolo, per esempio, non lo realizza a caso, non si muove semplicemente, no, prendendo un materiale e portandolo alla sua forma. Ma in questo movimento della produzione è guidato, non è cieco, è guidato da una competenza a cui noi qui facciamo presto ad assegnare anche un nome. Tecne. Ha una competenza tecnica, sa come si fa un tavolo, ha questo sapere, che è un sapere, diciamo così, poietico, non è un sapere teorico, sa come prendere in mano il legno, come usare gli strumenti, come realizzare il tavolo. Qual è il sapere corrispondente alla tecnica nell'ambito del Pratein e il sapere corrispondente al Theorein nell'ambito appunto del Theorein? Cioè qual è quell'orientamento che guida il comportamento del Pratein e il comportamento del Theorein? Anche qui facciamo abbastanza presto perché lo troviamo in Aristotele. Sappiamo che per Aristotele, adesso viene fuori la pietra filosofale, ma ciò che orienta quella declinazione del movimento che è il comportamento contemplativo viene chiamato Sofia, in latino sapientia, e ciò che orienta il movimento declinato nella forma del Pratein è quello che Aristotele chiama phronesis, in latino prudenzia, in italiano si traduce in genere saggezza. Allora, quando uno legge le traduzioni di Aristotele, deve stare attento a non confondere la sapienza con la saggezza. In francese è un disastro perché si usa sempre sagesse e quindi si fa una confusione terribile. Anche nei libri di Adot succede questo, purtroppo perché il francese non ha la possibilità, come in italiano, di distinguere almeno tra sapienza e saggezza. Non sono la stessa cosa, perché la sapienza è l'orientamento della contemplazione. La prudenza, saggezza, è l'orientamento della prassi. Allora, il problema che adesso si pone è: se questo, ammettiamo, sia vero, se questo è così, perché e per come succede che ci siano alcuni che si dedicano a questo, altri che si dedicano a quest'altro, altri che si dedicano a quest'altro ancora? Noi che cosa dobbiamo fare? Noi che in quanto esseri umani non abbiamo, come la rondine, un istinto che ci indica spontaneamente e quasi necessariamente come costruire il nido, ma esperiamo tutte le situazioni della nostra vita come problema. Noi non abbiamo un istinto sicuro, abbiamo residuati istintuali al massimo, come dicono gli etologi, ma innanzitutto e per lo più non sappiamo che forma dare alla nostra vita. Ci troviamo esposti a questa kinesi e dobbiamo prendere in mano noi stessi, come dire, la responsabilità di decidere che forma dare a questa kinesis, perché nessun istinto e nemmeno nessun residuato istintuale che possiamo riconoscere nella natura umana sono sufficienti a dare forma a questa vita. Siamo liberi, esposti alla libertà di scegliere la forma, il comportamento, la scelta di vita da attuare nella nostra esistenza individuale. Quindi noi esperiamo le situazioni particolari e contingenti del nostro vivere e il nostro vivere come tale, come un problema, e precisamente come il problema di decidere intorno al vivere, che dunque nella specie umana non è mai semplicemente un sopravvivere, ma è sempre declinato nella forma del come vivere, anche quando questa forma assume la forma della semplice sopravvivenza, cioè del semplice vivere la giornata.
anche il semplice vivere a giornata, anche il semplice non scegliere che vita scegliere, è uno scegliere. Allora, come reagiamo noi esposti alla insostenibile leggerezza di questa kinesis, no? Che accade una volta e non ritorna mai più, ma che tuttavia grava su di noi come una responsabilità insostenibile? Perché? Perché è un peso essere continuamente esposti al problema del decidere. La rondina ha la vita facile, no? Più o meno. Sa già cosa fare, lo fa spontaneamente, non si pone il problema, no? Di come e perché costruire il nido. Lo fa per istinto, come si dice. Non so se sia poi così, però può darsi che la rondina abbia la sua... anche... no, noi non lo sappiamo. L'antropologismo, antropocentrismo occidentale ci porta a dire queste cose, ma insomma, è tutto da vedere. E, comunque, quale che sia la situazione della rondine, a me non me ne frega nulla, perché adesso sto pensando alla mia situazione, che è quella sì che so com'è, di dover assumermi la responsabilità di questa kinesis e vedere se mettermi a fare il teoreta, l'uomo pratico, o andare a vendere panini e Coca-Cola anch'io, come fanno quelli che vanno alle Olimpiadi per fare guadagni. Soprattutto perché? Perché da questa mia decisione dipende una cosa fondamentale sulla quale tutti siamo d'accordo. Qual è la cosa fondamentale su cui tutti siamo d'accordo? Su cui proprio non ci piove. Tutti, che lo vogliamo o non lo vogliamo, che lo diciamo o non lo diciamo, che lo pensiamo o non lo pensiamo, vogliamo declinare questa kinesis, dare forma a questa kinesis, in maniera consapevole o inconsapevole, in modo tale che da questa forma data alla kinesis ne risulti un prodotto che per noi è la felicità. Tutti vogliono essere felici, no? Anche quello che, anche il masochista, no? Che cerca, vede la felicità nel suo dolore, quindi anche lui vuole la felicità, anche se la riempie di questo contenuto semantico molto sfizioso e particolare che è il proprio dolore, ma soffrendo è felice anche lui. Quindi tutti, a meno che non vogliamo, come dice Aristotele, ad oleschenai, no? Fare i ragazzotti che parlano tanto per parlare, dobbiamo, e quindi si mettono a dire, no, non è vero, c'è uno che non vuole la felicità. Allora lasciatelo perdere, non mettetevi neanche a discutere perché non vale la pena, dice Aristotele. Diciamo, se dobbiamo rimanere nell'ambito dell'endoxon, di ciò che è condivisibile, e non andare nel paradoxon, ciò che sta fuori della grazia di Dio, diciamo così, fuori dall'opinione, dalla doxa, quindi neanche da prendere in considerazione, dobbiamo convenire che tutti vogliamo la felicità. Ma se tutti vogliamo la felicità, quindi siamo tutti d'accordo, è anche vero che ciascuno di noi però, sotto questo concetto, intende una roba diversa dagli altri. Cioè ciascuno, l'accordo è solo nominale, no? Solo intorno all'idea della felicità, ma non intorno all'idea dei contenuti con cui riempire questo concetto. È possibile mettersi a discutere dei gusti di ciascuno intorno alla felicità? Allora, questo è un problema. Perché? Perché, diciamo così, da Kant in poi, almeno da Kant in poi, diciamo, nell'ambito dei contenuti da dare alla felicità, non si discute più. Nel senso che Kant espelle la dottrina della felicità dall'ambito della considerazione pratico-morale. Dice, la considerazione pratico-morale, se noi vogliamo arrivare a una fondazione veramente universale e valida della morale, non può essere presa in considerazione, perché altrimenti non se ne va fuori. Quindi Kant lascia ai gusti di ciascuno, diciamo così, Kant e con lui quasi tutte le morali dopo Kant, diciamo così, lascia che il mondo della vita generi spontaneamente i contenuti della felicità e si preoccupa unicamente di stabilire, come dire, le regole formali
che ciascuno, nel realizzare di volta in volta quelle cose che ritiene buone per lui, deve rispettare per non calpestare i diritti degli altri. Diciamo così, se voi pensate la vita nella modalità, supponiamo, di una corsa allo stadio, ecco, la preoccupazione di Kant e in genere di tutte le etiche post-kantiane e di tutti i filosofi che si occupano del problema, tendenzialmente, oggi c'è qualcuno che la dice diversamente, però per la maggior parte dei casi, noi, se andiamo a vedere che cosa dicono i filosofi intorno a questo problema, dopo Kant ci dicono: il problema che noi abbiamo non è quello di dire dove uno arriva facendo la corsa che è la sua vita, ma il problema è quello di stabilire le corsie dentro le quali può correre per non rompere le scatole agli altri, dopodiché faccia quel che gli pare. Aristotele ha una prospettiva completamente diversa, cioè per Aristotele la dottrina della felicità, cioè i contenuti da dare alla felicità, sono un problema che il filosofo deve porsi. Quindi, come dire, concepisce l'etica non nei termini di una dottrina dei doveri, di ciò che è lecito o non lecito fare, ma nei termini dei contenuti da dare alla vita affinché la vita possa essere considerata come una vita riuscita. Quindi la dottrina della felicità è un elemento importante. Il problema è che bisogna vedere se è possibile discutere intorno ai gusti circa i contenuti della felicità. E questo non è facile perché i gusti sono abbastanza diversi ed eterogenei. Tuttavia si possono fare dei tentativi e Aristotele scrive un'opera, l'Etica Nicomaco, in cui cerca esattamente di fare questo, cioè di vedere se è possibile dare alla vita riuscita un suo contenuto, cioè dire che cosa uno debba fare per essere felice. Diciamo così, che cosa uno debba fare per raggiungere quella che noi potremmo chiamare con un termine un po' diverso, ma che corrisponde sostanzialmente all'idea aristotelica di eudaimonia, per autorealizzarsi ed essere dunque soddisfatto, dare un senso dunque pieno a quel movimento che è la vita. Ma come fa Aristotele, o che cosa fa Aristotele per mostrare quali sono i contenuti della vita felice, della vita riuscita? Fa tutto un discorso intorno all'uomo. Cioè, comincia ad analizzare quella che è la struttura dell'essere umano e a cercare di capire se in questa struttura siano impliciti degli elementi che ci permettono di dire che cosa quell'essere debba fare per poter essere considerato un essere umano compiuto. Quindi comincia, allora, innanzitutto, a partire dalle opinioni, dai gusti, dalle preferenze, dalle opzioni che la gente ha quanto all'idea di felicità. Cioè comincia a dire, bene, ci sono tante opinioni, ciascuno ha la sua idea di felicità, ciascuno poi, appunto, si fa la propria opinione personale. Tuttavia, dice Aristotele, se noi andiamo a vedere che cosa dice la gente, magari tra la gente quelli un po' più da prendere sul serio, non i pazzi, non gli strani, ma quelli, come dire, più autorevoli se possibile, quelli che, di cui possiamo fidarci, a cui possiamo credere di più, i saggi per esempio, no? Ecco, se noi andiamo a vedere le opinioni autorevoli, beh, allora notiamo che nella molteplicità infinita delle possibili opzioni di vita, fondamentalmente, noi ne possiamo riconoscere, diciamo così, alcune di maggiormente condivise o determinanti o fondamentali. E dice, fondamentalmente, la gente ha tre opinioni su quella che potrebbe essere la felicità o la vita felice. Allora, ci sono quelli che pensano che la felicità consista, come dire, nel dedicarsi ai piaceri, nel godere. Gli edonisti, non dice proprio edonisti, dice apolaustikoi, ma insomma, l'edonismo, la vita dedita al piacere. Allora, c'è una buona fetta di persone che
considerano che la vita felice sia la vita che realizza il piacere. E questa è una prima opinione di cui noi dobbiamo tenere conto. Ci sono altri, altra fetta consistente, che ritengono che la felicità consista, diciamo così, oggi in un termine moderno, nel successo. Timè, dice Aristotele, l'onore, il riconoscimento, la fama mundi, acolazeia, dice San Paolo, che poi la considera come uno dei pericoli maggiori per il cristiano. Fama mundi, no? E il successo, avere successo nella vita. In genere questi sono gli uomini che si dedicano all'attività pratica, pratica politica, quelli che cercano nelle cariche, nei riconoscimenti, nella partecipazione alla vita della polis, quella timè che dà loro soddisfazione. E ci sono degli altri, ancora, che sono in realtà una minoranza piccolissima, quattro gatti, cioè noi nel Peripato e Platone nell'Accademia, litigando anche fra di noi, perché hanno messo il direttore dell'Accademia, un cretino che è Speusippo, io ero molto più bravo, meritavo la cattedra, invece mi tocca fondare una mia scuola. Vabbè, emigra e poi fonda la sua scuola. Noi siamo molto pochi, non contiamo niente, siamo irrilevanti, però siccome siamo autorevoli, siccome siamo gli scienziati, gli studiosi, beh, la nostra opinione ha un peso specifico maggiore. Quindi anche noi ci mettiamo in questo catalogo delle opinioni, come dire, più autorevoli. Quindi gli edonisti, gli uomini di successo, i filosofi che si dedicano alla vita teoretica. Naturalmente sono degli sfigati, secondo la considerazione e la reputazione che questi hanno nella polis, perché, come ci racconta Platone nel Teeteto, questi qui sono talmente occupati nella considerazione di queste realtà astratte che sono i cieli così lontani, che poi cadono nel pozzo e si fanno deridere dalla servetta traccia, dalle donne che cominciano ad avere un rapporto conflittuale con la filosofia fin dalle origini. La caduta del protofilosofo deriso dalla donna. Oggi stanno cercando di recuperare questa offesa originaria che ci hanno fatto, ma Anna Arendt, ecco, ha cominciato a rivedersi. Va bene. Allora, succede dunque che noi abbiamo un conflitto di opinioni che è stato ridotto a tre opinioni fondamentali e che tuttavia è un conflitto importante, perché pare che queste opinioni siano irriducibili fra loro. In che cosa consiste, quale delle tre ha ragione? Questo è il problema. Qual è la modalità nella quale, o attuando la quale, noi possiamo sperare di raggiungere quel qualcosa che tutti vogliamo raggiungere, che si chiama eudaimonia, autorealizzazione, felicità, chiamatelo come volete, vita riuscita, vita con un suo senso compiuto. Allora, qui, come dire, è una discussione che potremmo, come dire, trasportare nel XXI secolo e rifare esattamente negli stessi termini, più o meno. Aristotele attua una strategia per risolvere questo problema, diciamo così, dialettica, tenendo presenti queste opinioni e poi cercando di confutarle uno ad uno fino a che arriva a trovare la soluzione. Attua questa strategia sulla base di un ragionamento che io credo oggi non è più possibile ripetere, cioè non è possibile nei confronti di Aristotele un rapporto ripetitivo, ma semmai solo un rapporto critico. Perché? Perché Aristotele lavora sulle basi di una antropologia e di una cosmologia che oggi non tengono più, e dunque quel ragionamento che fa è inevitabilmente condizionato da quegli elementi. Tuttavia, la struttura del ragionamento può essere esaminata perché nella sua dinamica presenta degli aspetti di interesse ai quali noi possiamo trovare oggi un corrispondente, cioè funge, come dire, da punto di vista alternativo rispetto a quello dei moderni, molto utile per analizzare anche il problema moderno della felicità. Aristotele dice fondamentalmente questo: per vedere quale dei tre modelli di vita può garantirci una felicità stabile, noi dobbiamo considerare la vita umana nella sua struttura. Cioè, da che cos'è determinata questa kinesis
che è la vita dell'uomo. Che cos'è che determina il mio muovermi? Quindi dobbiamo vedere in che cosa consiste l'uomo, qual è il carattere di questo movimento. Come funziona la vita umana? Non in termini di biologia, diciamo così, ma in termini movimento con un suo fine e una sua realizzazione. Cioè, presupposto che c'è dietro tutta una base biologica, che Aristotele studia, peraltro, secondo, come dire, lo stato della scienza dell'epoca, facendo lui stesso delle ricerche e trattandone nelle opere di biologia, data questa base biologica, che cosa si produce a livello di deliberazione consapevole o decisione consapevole intorno alla forma da dare a questa kinesis? Come avviene che noi scegliamo la vita teoretica, pratica, poi etica? E prima ancora, Aristotele fa un ragionamento di questo tipo, dice: noi vediamo che ciascuna delle realtà che possiamo constatare nel cosmo ha in qualche modo una propria costituzione, una propria finalità, e noi siamo abituati a chiamare la finalità che è propria di ciascuna di queste realtà come la sua funzione specifica, il suo bene proprio. Non lo so, dice Aristotele. Prendiamo per esempio uno strumento come l'occhio. L'occhio. Nel corpo umano c'è quella parte che è chiamata occhio. È una parte che serve all'uomo per vedere. Allora noi consideriamo l'occhio come lo strumento che serve alla visione e diciamo che il vedere è la finalità dell'occhio. Se l'occhio vede bene, noi siamo portati a considerare l'occhio come ben funzionante e come un buon occhio. Così per la mano. La mano è l'organo degli organi, lo strumento per eccellenza legato all'intelligenza. La mano funziona bene, serve per prendere, manipolare, fare, costruire le cose. Una buona mano è una mano che realizza la sua funzione specifica. E naturalmente è preferibile una mano che è capace di funzionare secondo la sua funzione specifica a una mano invece paralitica che non funziona, così come è meglio un occhio che vede rispetto a un occhio che è cieco. Se ciascuna delle parti del corpo umano ha una sua funzione e noi preferiamo quella parte che funziona bene a quella parte che invece funziona male, che cosa dobbiamo pensare di quel tutto che è l'essere umano? Che esso non abbia una sua funzione? E se l'essere umano ha una sua funzione specifica, una sua finalità, un suo ergon? È chiaro, o sarà chiaro, che noi preferiremo quell'essere umano che realizza pienamente quella sua funzione all'essere umano che invece non realizza quella funzione che gli è propria. Questo, diciamo, grosso modo sono i termini della questione così come Aristotele l'ha imposta per dirimere il conflitto delle opinioni circa quelle scelte di vita, quei comportamenti dai quali, se attuati, uno può sperare di ottenere o non ottenere la felicità. Cercando di capire in che modo nella concezione aristotelica del sapere pratico venga... devono alzare il microfono da lontano. Cerchiamo di capire in che modo nella concezione aristotelica della filosofia pratica venga concepito il movimento della vita in modo tale da spiegare perché esso si declini in quei tre comportamenti che sembrano a prima vista
messi lì come in un catalogo rapsodico. Con il fine di riuscire poi a rispondere alla domanda che ci siamo posti, e cioè quando questo movimento può essere detto compiuto, quando questa kinesis, che noi sappiamo essere costitutivamente caratterizzata da una finitudine, quindi da dei limiti, quindi da delle imperfezioni, possa raggiungere la perfezione dell'imperfetto. C'è un qualcosa come la perfezione dell'imperfetto? Questo è il problema. La vita riuscita, compiuta, è una contraddizione ad iecto oppure qualcosa che può essere pensato? E questo principio di perfezione sta nella vita stessa oppure viene infuso alla vita dal di fuori, da una qualche istanza diversa dalla vita stessa? Questa in sostanza è la dinamica del problema che ci interessa analizzare. Dunque, spostiamo l'attenzione da quella articolazione, diciamo così, della scienza in quanto sistema dottrinale oggettivo che abbiamo visto e che corrisponde ad una delle due tendenze che ho indicato fin dall'introduzione del corso, alla considerazione di ciò che corrisponde a quella articolazione che lì abbiamo visto rispecchiata in uno schema, diciamo così, oggettivo. Nel corpo dottrinale dell'episteme si ha questa articolazione, ma da che cosa ha prodotta questa articolazione, oltre che dal fine, dall'oggetto e dal metodo rispettivamente applicati? Da determinate inclinazioni o declinazioni di quel movimento fondamentale che è la kinesis to be, il movimento della vita secondo Aristotele. Allora, che cos'è che determina la vita in quanto movimento, la zoè dell'uomo in quanto movimento, questo zoon politikon logon ekon, questa zoè che possiede il logos? Diciamo che troviamo risposte abbastanza precise in Aristotele, perché riprendendo una sorta di teoria dell'uomo, o meglio teoria dell'anima, perché poi nell'anima l'anima è ciò che è determinante nella vita umana, il principio che determina il movimento anche del corpo, riprendendo la teoria dell'anima, probabilmente discussa nell'ambito accademico, Aristotele, si suppone, l'Aristotele maturo soprattutto, viene a configurare una antropologia piuttosto precisa che schizza, traccia in quell'opera molto discussa in tutta la tradizione occidentale che è il De Anima, e che viene ripresa con finalità pratiche, per quel dunque che serve a risolvere il problema dell'eudaimonia, anche nell'etica nicomachea, cioè in quell'opera che rappresenta uno dei trattati fondamentali della cosiddetta scienza pratica, quell'opera di politica propriamente, anche se passa sotto il nome di etica, in cui Aristotele, l'Aristotele maturo, traccia la sua concezione della filosofia pratica. Ebbene, se noi andiamo a vedere in quel testo, noi troviamo alla fine del primo libro, nell'ultimo capitolo del primo libro, il tredicesimo, un discorso di questo tipo. Aristotele dice: per risolvere il problema di quel conflitto delle interpretazioni intorno a ciò che determina il carattere felice o infelice della vita, la sua riuscita o il suo fallimento, il suo successo o il suo scacco, il suo equilibrio o la sua patologia, per cui avremo bisogno di andare anche dalla signora e dallo psicanalista, è noi dobbiamo, per risolvere questo problema, fare riferimento, come dire, a quello che abbiamo già detto, scrive Aristotele, quando abbiamo studiato la struttura del corpo e dell'anima umana, le relazioni fra le due, con certi risultati, da cui appunto noi sosteniamo la tesi che l'anima è determinante, e quindi dobbiamo fare riferimento alla nostra teoria dell'anima, alla nostra comprensione dell'anima, che naturalmente non è più quella che oggi noi consideriamo, diciamo così, come facente parte delle nostre convinzioni comuni basate sulle scienze e tutte le discipline che se ne occupano, e che quindi è una teoria dell'anima romantica, mitologica, molto lontana dal nostro sentire comune, e che tuttavia è interessante perché dice un qualcosa che in qualche modo noi possiamo intuitivamente capire. E che cosa dice Aristotele in questa dottrina dell'anima? Cioè là dove vuole spiegare il modo in cui la vita umana si muove, là dove comincia a determinare la kinesis to be.
Vi leggo un passo in cui lui dà una risposta. Dice, tre sono nell'anima, questo lo dice Etica Nicomachea 6.2, i fattori, cioè libro sesto, capitolo secondo, tre sono nell'anima i fattori che determinano l'azione e la verità. E sono la sensazione, aistesis, perché l'anima si muove, bisogna che percepisca un qualcosa, se no non si muove, l'intelletto e il desiderio, intelletto nous e il desiderio orexis. Allora, se noi riprendiamo lo schema che avevamo qui, dove è finito? Dove è andato? Eccolo qua. Se noi riprendiamo lo schema che abbiamo qui e lo specifichiamo, la kinesis to be, quindi il movimento della vita, è determinato da due elementi fondamentalmente, cioè l'aistesis, la percezione, ma Aristotele poi aggiunge questo, è una condizio sine qua non, ma la percezione di per sé non muove nulla, uno può vedere un bel piatto di cinghiale e vicino una trota e non avere appetito e non si muove, non mangia, sta fermo lì e lo contempla teoreticamente. Quindi la percezione di un qualcosa non trasforma ancora quel qualcosa in un oggetto di desiderio, di appetito. Magari anche gli passa l'appetito quando vede un cinghiale combinato con una trota. No, però, ecco, la percezione come tale non muove nulla, quindi è condizio sine qua non, se non vedo, se sono cieco, manco mi viene l'appetito, però il fatto che io veda un qualcosa non significa ancora che lo appetisca. Gli altri due elementi che qui invece vengono indicati sono determinanti, e cioè abbiamo da un lato la orexis e dall'altro quello che viene chiamato nous. Allora, il movimento della vita è determinato da questi, secondo la visione che ha Aristotele dell'anima, da questi due principi. La vita, come dire, si muove perché vedendo un qualcosa aspira ad ottenerlo, lo desidera, lo appetisce, orexis. Aristotele dice anche di più, non lo dice qui, lo dice un po' più avanti, dice che la struttura di questa orexis, del desiderio, è duplice. Questa è una teoria che si ritrova fino a Hume poi. Cioè, la struttura del desiderio può consistere o in un perseguire positivo o in un, diciamo così, perseguire negativo, cioè rifuggire. Cioè, può essere o un cercare di ottenere, diokein, dioxis, no? Dioxis. L'appetire positivo, o un feugein, o un fuggire, feugein, o un rifuggire. Dicevo, questa duplicità della struttura della orexis si ritrova persino in Hume e in Kant, quando dicono, Hume per esempio, che abbiamo nei confronti di certe cose un senso di attrazione o di repulsione. Cioè, dunque, Aristotele individua la struttura duplice dell'appetito nel senso sia positivo sia negativo di questo movimento, che dunque può essere un tendere a o un rifuggire da. Questo principio che motiva il movimento dell'animale nell'uomo è tuttavia accompagnato da un altro elemento ugualmente importante in questa concezione, e cioè dall'elemento che qui viene chiamato nous. Potremmo dire l'elemento, la capacità di pensare, di capire, di intelligere. Perché? Perché
nella vita animale, umana, il desiderio non è mai immediato, ma è sempre filtrato, articolato, mediato, dunque, da una strutturazione discorsiva o razionale. Si accompagna sempre al desiderio, proprio perché la vita umana è zoè, ma accompagnata dalla capacità di ragionare e di parlare, da un ragionamento che io faccio intorno a ciò che desidero. Quindi Aristotele spiega l'agire dell'uomo, quel movimento che caratterizza l'attuazione, i processi della vita umana, attraverso, diciamo così, una duplice natura, no? Che si compenetra dell'uomo. L'uomo è un principio che implica appetitività e razionalità. Ragione per cui, sempre in questo passo che vi ho appena citato, dice che l'uomo in realtà è questo ibrido, cioè è un pensiero appetente o un appetito che pensa, perché sempre le due cose si accompagnano. Per spiegare meglio questa dinamica, che secondo Aristotele caratterizza nel suo insieme il movimento della vita umana, noi possiamo prendere un'azione molto semplice, molto particolare, e vedere come, in base al ragionamento che qui fa Aristotele, questa azione può essere spiegata. Pensate, per esempio, alla soddisfazione di uno degli appetiti più semplici che connotano la vita biologica di un essere animale. Per esempio, la sete, no? Il desiderio di liquidi. Potremmo prendere desideri più complicati, ma partiamo da un appetito molto semplice. Supponiamo che uno abbia sete, no, perché ha parlato, quindi ha bisogno di un po' d'acqua per... No, c'è, è qui, anzi la mettiamo qui così, eccola qua. Allora, quello che avviene nella vita animale, quando è mossa da questa mancanza di un qualcosa che le fa desiderare, appetire, cercare di conseguire ciò che soddisfa quella mancanza, in questo caso l'acqua, o il whisky, o la birra, o quello che è un, come dire, desiderio che spontaneamente, quasi istintivamente, spinge questa vita, supponiamo che io sia una vita, che abbia sete, e vengo spinto da questa sete a prendere quest'acqua e a trangugiarla per soddisfare la sete. È così per tutti i possibili ambiti di quelle pulsioni, di quei desideri, di quegli appetiti che nascono spontaneamente dalla nostra struttura, diciamo così, biologica. Mi direte voi, anche una pecora che è lì al pascolo, che vedevo prima camminando, era alla fontana e beveva l'acqua. Faceva esattamente quello che faccio io. Cioè, c'era calore, aveva sete, anche lei, la pecora, non è diversa da me, o io non sono diverso da una pecora, andava alla fontana e beveva, cioè veniva spinta in questa sua kinesis to bio, anche la pecora ha un suo bios, a bere l'acqua per soddisfare la sua sete. C'è una piccola differenza che Aristotele nota, oggi i psicanalisti tendono ad annullarla, ma è meglio che restiamo con Aristotele, cioè che mentre la pecora pare che non pensi, io penso, cioè mentre sembra che la pecora vede l'acqua, la sete, taf, si butta e la beve, io, pur essendo assetato, pur avendo fatto tanta strada in bicicletta, pur essendo stanco, prima di bere quell'acqua, prima cioè di dare soddisfazione a quell'appetito che mi spingerebbe a fare esattamente come la pecora, ci penso sopra, è potabile o non è potabile? Qualcuno ci ha messo del veleno o non ce l'ha messo? È opportuno che la beva oppure è meglio che aspetti fino a che sono un po' più rinfrescato e quindi non mi prendo magari un accidente di stomaco? Cioè faccio tutta una serie di ragionamenti, si inserisce nel mio appetito, nella mia sete d'acqua, la capacità di ragionare intorno all'opportunità, ai mezzi, agli strumenti, forse è meglio che invece che acqua prenda, non so,
una bibita di quelle col potassio, quelle che fanno bene ai ciclisti, in modo che ritempero meglio le energie che mi sono venute a mancare. Insomma, faccio tutta una serie di considerazioni. Aristotele chiama questo un deliberare, un riflettere sulle circostanze, i mezzi più opportuni per soddisfare quell'appetito, che modifica sostanzialmente il mio appetire. Cioè, se l'acqua è, come dicono i greci, un orecton, cioè un oggetto di desiderio, per me come per la pecora, il fatto che io aggiunga a questo semplice appetito un ragionamento intorno al modo migliore per soddisfarlo, trasforma l'acqua da semplice oggetto di desiderio in oggetto di una scelta deliberata. Io non ho solo sete d'acqua e la bevo, ma decido di bere quell'acqua perché la ritengo l'acqua giusta, la bevanda più opportuna per soddisfare quella mia sete. Quindi l'orecton, l'oggetto del desiderio, si trasforma in un, come dice Aristotele, proaireton, in un oggetto non più di puro desiderio, ma di desiderio consapevole e quindi deliberato, deciso. Oggetto dunque di scelta. Non solo desidero l'acqua, ma scelgo di bere proprio quell'acqua lì. Dopo aver visto che non ci sono veleni, che è la cosa più opportuna da fare, che mi farà bene, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo avere, quindi, la capacità di pensare trasforma radicalmente anche la struttura del desiderio. Quindi l'oggetto di desiderio si trasforma in un oggetto di decisione, di scelta, e una volta che ho scelto, deciso di bere quell'acqua, la bevo, cioè l'acqua diventa, come dice Aristotele, un prakton, un qualcosa che io, di fattibile, che io faccio. Questo per spiegare, secondo, adesso non è che Aristotele faccia esattamente questo esempio, ma noi possiamo usare le categorie di Aristotele per spiegare un qualcosa come il bere. Se prendiamo delle azioni più complesse, degli appetiti più complessi, beh, le cose si complicano un po', però il modello tiene abbastanza. Anzi, tiene a tal punto che noi possiamo, come dire, trasferire la struttura che qui viene alla luce dal piano di una singola soddisfazione di un appetito al piano più generale della vita umana nel suo insieme. Non è che solo nel decidere di bere, di mangiare, di fare questo o di quest'altro, secondo Aristotele, vale questo meccanismo. Ma questa struttura che motiva e determina il movimento della vita umana vale in generale per la chiesi tubio nel suo insieme. In generale, se la vita è un movimento, esso è determinato fondamentalmente dal combinarsi delle diverse orexeis, dei diversi appetiti, e del mio trasformare questi appetiti ogni volta in, da semplici appetiti in qualcosa di cui, intorno a cui io delibero consapevolmente e che decido di fare. Quindi la vita umana si articola nella modalità della orexis e del nous, dando luogo a una scelta deliberata intorno a ciò che è da farsi. Se noi teniamo presente questo, dobbiamo a questo punto introdurre una precisazione importante circa l'oggetto di cui si occupa quella famosa filosofia pratica di cui stiamo adesso cercando di vedere un po' i contenuti. Qual è, se questa è, come dire, accettabile come spiegazione per la motivazione della kinesis to be you, qual è, se questo è accettabile, l'oggetto, l'argomento proprio della filosofia pratica? Allora, l'oggetto proprio della filosofia pratica
se noi andiamo a vedere gli autori che ne parlano, Gadamer, Hannah Arendt, tutti questi che parlano di riabilitazione della filosofia pratica, rifacendosi più o meno legittimamente ad Aristotele, vediamo che essi dicono che la filosofia pratica è quell'ambito della filosofia che si occupa dell'agire umano, della prassi. Quindi la praxis è l'oggetto della filosofia pratica. Io credo che questo non sia, cioè si capisce perché dicono questo, ma non è propriamente corretto. Nel senso che la prassi come tale, ad Aristotele non ne frega niente, nel senso che non è dell'azione come tale che la filosofia pratica debba occuparsi, perché la praxis come tale è semmai un oggetto di cui si occupa la tragedia, non la filosofia pratica. La filosofia pratica non vuole considerare la prassi, descrivere com'è la praxi e come funziona. La filosofia pratica ha come finalità quella di raggiungere che cosa? La forma migliore di vita, la felicità, il bene. Allora, l'oggetto proprio non è la praxis. Non è nemmeno quella roba che, a partire dagli stoici, verrà chiamato il, come dire, ciò che uno deve fare, gli officia, i doveri, quello che uno agendo deve considerare come norma, quello che si deve fare. Kant, per esempio, fino a Kant c'è questa idea, no? Cioè, non è quello che in greco si chiamerebbe il prakteon, nel senso dell'officium, del dover fare, che cosa was soll ich tun, che cosa devo fare, la grande domanda, no, di Kant, no, non è nemmeno questo. L'oggetto proprio, e adesso siamo in grado di capire che cosa questo voglia dire per Aristotele, della filosofia pratica è il prakton, quel prakton che è una modificazione del proaireton e dell'orecton che abbiamo appena visto con l'esempio del bere. È il prakton, e precisamente il prakton agaton. Che cosa io posso fare di buono in vista di quel fine ultimo su cui tutti siamo d'accordo, che è la felicità? E precisamente non un prakton, un agibile, un fattibile buono da parte mia, solo in apparenza, quindi non un agaton phainomenon, che appare buono, ma un qualcosa di buono haplos, assolutamente. Quindi ciò che studia propriamente la filosofia pratica è quel che io posso fare, prakton, quindi quella modificazione particolare del movimento della vita che è giovevole, buona per me, ai fini della realizzazione di quella forma compiuta della vita che Aristotele chiama eudaimonia. Dunque, l'oggetto vero e proprio della filosofia pratica, o meglio, di quelle scienze che studiano, che indagano nella maniera pratica, è il bene fattibile per l'uomo. Quali sono le scienze che si occupano di questa, di questo prakton agaton? Come possiamo fare per individuare questo prakton agaton? Allora, qui c'è un problema, nel senso che abbiamo la vita, no, questa kinesis, questo movimento, kinesis, insomma l'uomo, anthropos, no? Il quale, ancora una volta, si muove secondo questi due principi, e nel muoversi, integrando la sua sensibilità, appetitività, con la capacità di pensare, agisce, e noi dobbiamo fare in modo che agisca bene. Cioè, dopo aver visto
il meccanismo, diciamo così, la dinamica dell'azione, dobbiamo cercare di capire come questa dinamica possa essere considerata, rivolta, diretta, orientata, condotta verso il bene, il suo successo, la sua riuscita. Affinché l'azione funzioni, è naturalmente necessario che funzionino bene entrambe le componenti che rientrano in questo processo, cioè sia l'appetitività, sia la capacità di pensare. Quindi bisogna che noi ci preoccupiamo, attraverso la filosofia pratica che studia qual è il prakton agaton che risulta da questo movimento, bisogna che ci sforziamo di far sì che l'appetitività sia ben impostata e anche il ragionamento che noi facciamo intorno o combinandolo con l'appetitività sia un ragionamento corretto. Se la sensibilità o l'appetitività è malformata, se il ragionamento non è corretto, basta che una delle due non, in sostanza, funzioni bene, che l'effetto che si produce sia un effetto insufficiente, negativo, non si raggiunga il prakton agaton. Quindi, in quella kinesis che determina l'azione, e in generale in quella kinesis che è il movimento della vita, affinché esso riesca, bisogna che riescano bene, che siano ben formati entrambi gli elementi che lo compongono, l'appetitività e la razionalità. Che cosa è necessario, secondo Aristotele, perché questo funzioni? Guardate, tutto questo discorso serve a risolvere il problema da cui siamo partiti questa mattina, e cioè perché la gente, pur sapendo che cos'è il bene, fa il male. Perché non basta la tesi di Socrate o di Platone che la conoscenza del bene è già sufficiente per agire bene, per vivere bene. Perché dire questo, adesso la critica di Aristotele risulta chiaro, sarebbe come dire che basta questo elemento, cioè che basta l'intellezione del bene affinché tutto il processo si orienti verso il bene. Ma questo non è affatto vero, perché io posso intelligere il bene, ma avere una orexis malformata e andare da un'altra parte. L'esempio che facevo, per averlo fatto all'inizio, uno che fuma, si è abituato male a fumare, ha formato male la sua, ha formato questo desiderio, no? Assolutamente artificiale, non necessario, e che lo porta sicuramente al cancro, alla morte. Allora lui capisce che cos'è bene, sarebbe non fumare, sa che razionalmente, sa che il fumare fa male, quindi capisce che il bene per lui sarebbe non fumare, ha capito che cos'è il bene, però continua a fumare. Perché? Perché il fatto di capire che cos'è il bene, non fumare, non ha nessuna influenza sulla sua orexis malformata. Anzi, questa continua ad andare per conto suo e lui continua a fumare perché non è capace di stopparla, perché il nous non ha nessun potere sulla orexis, o quasi nessuno. Questo che cosa vuol dire? Adesso, diciamo, io prendo sempre esempi molto banali, molto semplici, dopodiché tutto ciò deve essere applicato al macro movimento in generale della vita, e questo risulta più complesso. Ma partendo dal semplice, magari a volte si riesce a capire meglio il complesso. Allora, bisogna che noi cerchiamo di capire come si forma questa appetitività. E qui cominciano i guai. Allora, cominciano i guai perché? Perché purtroppo gli appetiti noi, come dire, ce li troviamo addosso prima ancora di essere capaci di ragionarci intorno. I giovani sono in balia degli appetiti. Uno quando nasce vive pieno di forze, energie vitali, insomma, zampillano le energie e vanno per conto loro. Nel senso che non sono ancora canalizzate, non sono ancora formate, e quindi uno si trova a dover, come dire, passare un periodo della sua vita, quello, diciamo così, che rappresenta il periodo della formazione, della sua educazione, che è il periodo più importante, perché è lì che si formano le abitudini, è lì che
gli appetiti vengono canalizzati e trasformati in abitudini. Uno che comincia a 13 anni a fumare, poi si abitua, prende questa abitudine e non gliela cavi più. No? Uno che si abitua a bere, prende questa abitudine e non gliela cavi più. Poi possiamo andare in tutti i possibili settori del desiderio e vedere tutte le male abitudini che uno può assumere. Allora, l'idea di Aristotele è che questa canalizzazione degli appetiti avviene in un'epoca, l'epoca della gioventù, in cui uno non è capace, non ha in suo potere, non ha a sua disposizione i mezzi per autosalvarsi, per autoregolamentare le sue passioni, perché i giovani sono come gli ubriachi, sono esposti al potere delle passioni. Vagli tu a dire a un ragazzotto che si innamora della sua compagna di banco, che è meglio che non lo faccia, che tutti i pericoli, che quello, cioè, puoi dire, è inutile che glielo dici, non ha senso fare prediche, l'omilettica non ha senso. Vagli appunto a dire a uno che fuma, che non ha senso. Le passioni bisogna, come dire, sono come pianticelle, come dire, coltivarle fin da piccole, appena nati, e incominciare subito a indirizzarle verso quel che va bene sia. Vedremo poi che cos'è questo che va bene che sia, non lo diciamo ancora. Poi varia a seconda delle culture, delle abitudini, delle epoche storiche, quando abbiamo la psicanalisi vanno bene delle cose, prima andavano bene delle altre. Insomma, qui c'è un ambito di relativismo su cui si può discutere, ma la struttura del ragionamento che fa Aristotele mi sembra interessante. Uno, finché è giovane, non può, non ha il potere sulle sue passioni e quindi è in balia di esse. Che cosa si può fare? Perché da questo determina, da questo dipende gran parte di ciò che noi facciamo. Da quelle cose che ci abituiamo a fare, ad appetire, a desiderare. Da che cosa dipende allora la buona formazione della orexis? Dipende dal sistema della paideia. Dipende da come ti formano. Se tu hai dei buoni maestri, se tu hai la fortuna di avere fin dall'inizio della gente che ti insegna a perseguire, formare, canalizzare i tuoi appetiti nel modo che va bene, su che cosa vada bene possiamo discutere. Noi uomini del XXI secolo pensiamo che vadano bene delle cose che per Aristotele non vadano bene, ma questo non è interessante, è interessante il modello del ragionamento. Se tu hai una buona paideia, dei buoni maestri, un buon maestro che ti insegna che cosa appetire, che forma la tua appetitività, che la struttura, hai quasi risolto il problema della tua vita. Purtroppo i buoni maestri scarseggiano, ma questo è un altro ragionamento. Tutto dipende non da te, ma dalla formazione. Perché quando questo si è formato, quando tu ti si accende la lampadina della ragione, è troppo tardi. Perché le orexis sono già orientate in una certa direzione, sono diventate quasi una seconda natura e cavarti un vizio è quasi impossibile. Ma da che cosa dipende il sistema della paideia? Dipende dalla politica, cioè dipende dalla polis in cui tu vivi e non da chi di volta in volta governa. Non da Berlusconi, dalla Moratti o da Berlinguer, come diceva Citati, cambia poco più o meno. Dipende piuttosto da una cornice più generale ancora, cioè dalla Costituzione, dalle leggi, rispettando le quali e obbedendo alle quali costoro devono governare. Quindi dipende dalla politica, ma non dalla politica governativa, bensì dalla politica nomotetica, quella che fa le Costituzioni. Perché se c'è una buona Costituzione, questa, sapendo tutto ciò, o noi filosofi pratici, io Aristotele vado da Solone e gli spiego che le cose stanno così, e lui, se mi capisce, cercando di farmi capire, farà una buona Costituzione, un buon sistema di leggi, in cui prevede un posto fondamentale alla paideia, perché da lì dipende tutto. Ecco perché per Aristotele, secondo me, l'etica non ha senso. L'etica è quella, diciamo così, disciplina che pretende di dire a uno: guarda che tu hai nelle tue mani il potere di comportarti bene o male.
Aristotele invece è convinto che questo potere in buona parte non sia nelle mani di uno, perché quando uno diventa consapevole e capace di autogovernarsi, già ha formato quelle passioni che in una buona percentuale determinano il suo modo di agire. E quindi anche, come dire, colui che si trova in questa situazione ha tutta una parte, come dire, del movimento della sua vita che gli sfugge perché è pregresso rispetto alla sua capacità di autosalvarsi, autocondursi. E questa parte che gli sfugge è, come dire, dipendente da delle condizioni della comunità politica che dipendono fondamentalmente dalla costituzione che questa comunità politica si è data. Allora, siccome Aristotele ha questa teoria dell'azione, non può affidare all'etica come tale il compito di condurre gli uomini alla riuscita della kinesis della loro vita, ma lo deve affidare a una comprensione più ampia del comportamento umano, che è la politica, proprio per questo circolo che si crea tra politica in quanto teoria della Costituzione, che garantisce un buon sistema di paideia, che garantisce la formazione di buoni appetiti tra i cittadini e che in questo modo rende possibile che, agendo bene i cittadini, si creino le condizioni per la felicità dei cittadini come tali e della polis nel suo insieme. Quindi la teoria aristotelica dell'azione unisce inevitabilmente, anzi ingloba, quella che è considerata l'etica o l'etica monastica individuale all'interno di una considerazione più ampia per il fatto che spiega l'azione esattamente in questo modo. Quindi il tutto deriva dal modo in cui Aristotele concepisce l'azione fondamentalmente. Questo è, secondo me, un punto fondamentale, perché allora il compito che assume la filosofia pratica non è quello, come in Platone, di, come dire, sviluppare un'utopia di ciò che sarebbe bene fare e poi dire alla gente: guardate che bello questa utopia, la Repubblica, cercate di fare così, perché questo non funziona. E se il filosofo ha la pretesa di avere un'incidenza sulla prassi, questo, il punto di contatto tra la sua teoria e la prassi è un punto, come dire, molto indiretto. Io l'unico modo che, attraverso il quale posso sperare di incidere sul processo che determina la kinesis to be you, è quello di andare da Solone, raccomandargli che faccia una costituzione in cui sia garantita la paideia fatta bene e che questa paideia formi bene gli appetiti dei cittadini e che formandoli bene li abitui a desiderare certe cose piuttosto che altre, e solo così, attraverso una via molto indiretta, io posso sperare di incidere, come dire, contribuire al benessere individuale e collettivo nella polis. Se invece faccio l'utopista, sviluppo il mio modello, predico, ma non ottengo nessuna conseguenza, perché non basta raccontare che cosa è bene, perché la gente poi anche ti segua. E questo vale non solo per la gente, ma anche per me stesso. Io posso sapere ciò che è bene, ma se le mie orexei si sono abituate male, non c'è niente da fare. So che cos'è il bene, ma faccio il male. Allora, questo, diciamo così, è la struttura generale del ragionamento che Aristotele fa per spiegare il modo in cui si muove, si compie quel movimento che è la vita. Articola poi ulteriormente questo modello, perché noi abbiamo detto come accade formalmente questo movimento, ma non abbiamo detto esattamente quando la orexis è buona e quando il ragionamento è corretto. Quindi bisogna cercare di spiegare che cosa significa formare bene l'insieme, il sistema delle passioni. Cosa vuol dire formare bene il sistema delle passioni? Quando è che un sistema delle passioni è ben formato? Beh, qui adesso cominciamo a entrare nel discorso di Aristotele e, come dire, legarci a degli elementi che non necessariamente noi dobbiamo o possiamo condividere, perché
nel frattempo le cognizioni che abbiamo sul sistema dei bisogni naturalmente sono molto progredite e cambiate. Tuttavia, anche qui, pur essendo il discorso di Aristotele a questo livello ancora più legato all'antropologia, diciamo così, greca, presenta dei motivi di interesse. Allora, l'idea che ha lui è che, diciamo così, nella sua teoria dell'anima, della psiche, ci siano, come dire, se la psiche può essere considerata come il principio che organizza la vita del corpo, ci sono tre funzioni fondamentali, o meglio, diciamo, ci sono innanzitutto delle funzioni che vengono chiamate irrazionali, cioè delle funzioni che sono semplicemente pertinenti alla vita vegetativa e animale, e delle funzioni che sono invece propriamente razionali, cioè specifiche dell'uomo. Quindi c'è una parte, diciamo così, dell'anima, o una funzione dell'anima che è irrazionale, cioè senza logos, e una parte in cui invece viene attivato il logos. Più precisamente, questo riprende, come sappiamo, la psicologia platonica, modificandola, Aristotele è convinto che ci sia, cioè che il corpo, come dire, sia organizzato dall'anima, innanzitutto nella sua funzione vegetativa, cioè nella funzione vitale nascita, crescita e poi morte, quindi che ci sia, come dire, una parte della vita, della kinesis to be you, che ha un carattere semplicemente vegetativo, di crescita e di degenerazione. Questo movimento vegetativo, lui lo chiama futikon, anche treptikon, no? Futikon, è, come dire, un qualcosa che, sul quale Aristotele è convinto, noi non abbiamo nessun potere, cioè è una funzione, come dire, naturale, biologica, spontanea, che non ha rilevanza ai fini della filosofia pratica, perché non possiamo, per esempio, interrompere il nostro battito cardiaco, non possiamo interrompere più di tanto la respirazione, quindi ci sono delle funzioni vitali che funzionano per conto loro e sulle quali noi abbiamo un potere limitato. Secondo lui quest'ambito è al di fuori dell'interesse della considerazione pratica, di ciò che noi possiamo in qualche modo guidare od orientare. Probabilmente altrove ci sono altre idee, cioè c'è l'idea che uno attraverso una determinata serie di esercizi riesca anche a controllare certe funzioni vegetative, ma questo è un altro discorso. Una seconda funzione che Aristotele ritiene, come dire, fondamentale è la funzione che corrisponde alla orexis, all'appetito, quello che lui chiama l'orecticon, cioè il sistema desiderante appetitivo dell'anima. L'anima, in quanto principio che organizza la vita animale, appetisce determinate cose e ne rifugge certe altre. Ecco, anche questo appetito è sostanzialmente un qualcosa di irrazionale, non determinato dalla ragione. Tuttavia, a differenza del futikon o treptikon, questa appetitività è suscettibile di essere conformata o messa in relazione in qualche modo con la ragione. Cioè è più vicina alla possibilità di essere controllata dalla ragione rispetto al futikon. C'è una certa possibilità, sia pure indiretta, di lavorare su questo sistema degli appetiti. Indiretta perché passa attraverso, secondo me, il sistema della paideia. E c'è infine una parte razionale dell'anima. Aristotele la chiama logisticon, cioè una funzione, come dire, discorsiva, raziocinante dell'anima, che è quella parte che viene attivata quando noi ci dedichiamo agli atti intellettivi, ai ragionamenti, al pensiero, alla parola, al discorso. Anzi, Aristotele dice che questa, noi possiamo attivare questa capacità in relazione a delle realtà differenti e quindi sviluppare delle abilità diverse. Per esempio, dice, noi possiamo fare come Talete, che sviluppiamo moltissimo
la capacità di studiare scientificamente, per esempio, quelle realtà celesti che sono i movimenti degli astri, il divino. Siamo degli scienziati puri, dei proto-scienziati. Ragioniamo perfettamente in quell'ambito e sviluppiamo quello che lui chiama l'epistemonikon, quindi l'attivazione della capacità razionale finalizzata alla costruzione di un sapere scientifico, nel senso aristotelico del termine. Oppure possiamo sviluppare questa capacità razionale non tanto per la considerazione delle realtà eterne, ma per la considerazione della realtà sublunare, per esempio per la considerazione di ciò che accade nella polis. C'è uno che magari non è uno scienziato, non è come Talete, ma è come Pericle, che è pure intelligente, ha un ottimo logisticon, ma se lo metti a studiare le stelle non ne capisce nulla. Se lo metti a governare la città, a ragionare, discutere, trattare, è bravissimo, no? Allora, questa attivazione specifica di questa abilità, Aristotele la chiama in un altro con un altro nome, lo chiama il doxastikon. Il doxastikon, che è propriamente la capacità di deliberare, di ragionare intorno a quelle cose che sono mutevoli, come per esempio i comportamenti degli uomini nella polis, e che è una abilità diversa. Quando mi facevano la domanda su Heidegger, può essere che Heidegger sia come Talete, che cade nel pozzo, quando il pozzo del nazionalsocialismo in questo caso, perché è abilissimo in questo epistemonikon filosofico, è molto meno abile nell'individuare nella realtà concreta le cose che è opportuno fare e evitare quelle che invece è inopportuno scegliere. Quindi c'è, come dire, una duplice possibilità di attivare il ragionamento, sul piano appunto di un'attivazione finalizzata alla costruzione di un sapere scientifico, sul piano invece dell'attivazione di una capacità finalizzata alla vita pratico-politica, diciamo così. Allora, il problema che Aristotele si pone è sempre lo stesso. Quando è che io posso dire che quel movimento che è determinato nel modo che abbiamo visto nel foglio precedente, giunge alla sua realizzazione compiuta, cioè perfetta, tenendo presente questo modo di articolarsi della struttura di quell'essere che è soggetto di quel movimento. Se il movimento è quello che abbiamo visto e colui che compie quel movimento è questa psiche qui, quando è che possiamo dire che la psiche si muove bene, cioè che quel movimento, pur nei limiti della sua finitudine, è compiuto o perfetto? Allora, intanto bisogna che uno stia bene di salute, questo non dipende da lui. Se uno sta male di salute, la felicità se la scorda, secondo Aristotele, non sarà mai felice. Questa è una cosa che noi, dopo il cristianesimo, non capiamo più, però per Aristotele è così. Se uno nasce paralitico, brutto, con tutta una serie di difetti fisici, sarà infelice, non c'è niente da fare. Se uno non è, diciamo così, Eufues, nato bene, ma riuscito, i margini di manovra sono molto ridotti. Ma a noi questa teoria interessa meno, non mi pare interessante più di tanto. È da tenere presente per capire il modo in cui pensava un greco, che riteneva, adesso per dirla un po' direttamente e brutalmente, che solo il maschio adulto, o i costespotes, potesse aspirare a conseguire la felicità. Già se uno è donna, per esempio, secondo Aristotele, ci sono dei problemi a essere veramente felici. Ma questo io lo taccio, perché lo dico così, no, incidentalmente, perché se tiriamo fuori queste cose, Aristotele lo buttiamo via. Allora, però bisogna dirlo, tanto per essere chiari, non è che poi si possa imbrogliare più di tanto, no? Allora, bisogna che uno stia bene, ma questo lasciamolo perdere. La cosa fondamentale su cui noi possiamo avere un influsso è invece questo e questo. Allora, per la buona formazione del sistema delle passioni, qui abbiamo detto, dobbiamo rivolgerci a Solone, che prevede una buona paideia e la quale penserà a bacchettarci se prendiamo l'abitudine di bere o di fumare, o a premiarci quando invece ci comportiamo bene, per dirla molto in soldoni. Tuttavia, ecco,
Aristotele, nei libri centrali dell'etica nicomachea, sviluppa tutta una teoria per mostrare come questo retticon possa essere ben formato, ed è la famosa teoria del giusto mezzo, cosiddetta, della mesotes. Cioè, bisogna... Dunque, qui possiamo fare delle corrispondenze, diciamo così. Allora, sul piano del da farsi, diciamo che l'ideale per questo fiticon è la buona salute fisica, e questo, vabbè, abbiamo detto già abbastanza. L'ideale per lo retticon è che esso si attui, si realizzi, si conformi nella maniera giusta, nella maniera retta, secondo l'orthotes, come dice lui, secondo l'orthos logos, nella giusta proporzione, diremmo in questo caso. Che cosa vuol dire che il sistema dei bisogni deve seguire l'orthos logos? Qui c'è tutta una letteratura sull'argomento, ma per darvi un'idea di come la vedo io, vuol dire che io non posso fare come gli anacoreti che ammazzano il desiderio. Cioè, è un male, come dire, mortificare l'orecticon. Io debbo desiderare e lasciare che i desideri si sviluppino. Coloro che mortificano i desideri sono dei viziosi, secondo Aristotele, in senso negativo, e li chiama con una parola che si inventa per dire come li chiamiamo questo tipo di vizio: anaisthesis, gli anestetizzati, quelli che non percepiscono i piaceri, non sentono nulla. Questo è un male, secondo me, non va bene, non va bene. Non va bene nemmeno l'iperoché, l'eccesso, quelli che gozzovigliano, quelli che si abbandonano al piacere. Perché? Perché quelli peccano nel senso opposto. Allora bisogna dare alle passioni il loro giusto corso per seguirle, realizzarle, soddisfarle secondo l'orthos logos. E che cos'è l'orthos logos? Che cos'è la perfezione, l'arete, la virtù, no? Il bene nella soddisfazione delle passioni è il loro soddisfarle secondo quella misura che è giusta per ciascuno di noi e che deve stare nel giusto mezzo tra un eccesso e un difetto. Quindi uno deve bere un grappino, uno e mezzo, ma due è già un po' troppo, dipende, da se è magro come me, basta uno, mezzo, anzi io non bevo neanche, meglio ancora. Però questo giusto mezzo è sempre un giusto mezzo relativo alle condizioni individuali di ciascun essere. Quindi è il perseguimento di un equilibrio nella soddisfazione delle passioni, del bere, del mangiare, degli appetiti sessuali, di tutti i possibili fasci di pulsioni che caratterizzano il movimento della nostra vita. Di ciò che forma questo recticon, Aristotele dà tutta una teoria, secondo la sua concezione, diciamo così, greca, come vi dicevo, nei libri centrali dell'etica. Se c'è ellipsis o iperoché, difetto o eccesso, questo recticon funziona male. Se l'appetitività è orientata, canalizzata nella direzione sbagliata, purtroppo si creano dei problemi perché il corpo viene spinto in una direzione che porta inevitabilmente allo scacco, all'infelicità. Quindi, ciò che fa sì che noi possiamo considerare come ben compiuto, realizzato, soddisfatto questo sistema dei bisogni è il raggiungimento del giusto mezzo, cioè quella che Aristotele chiama la perfezione, arete, la virtù nel senso di perfezione, la formazione perfetta, compiuta, del carattere, dell'ethos, quindi quella che viene chiamata virtù etica. Noi purtroppo quando diciamo virtù etica siamo portati fuori strada dall'idea cristiana di virtù e pensiamo a chissà quale cosa. In realtà Aristotele vuol dire semplicemente, con virtù etica, la conformazione corretta, migliore possibile, del sistema degli appetiti. Quindi virtù etica, per esempio la temperanza,
il coraggio, la moderazione, la liberalità, sono tutte determinazioni della virtù etica, cioè della buona conformazione degli appetiti di tipo dietetico, economico, erotico, eccetera, eccetera. Foucault riprenderà poi queste idee. Quindi virtù etica, la etiche arete. Manca questa parte, la parte razionale, perché affinché noi possiamo dire che quel movimento sia ben compiuto, anche la parte razionale dell'anima deve essere ben conformata, cioè deve essere esercitata nella giusta maniera. Allora, qual è, adesso qui non ho lo spazio, dovrei scriverlo qui, qual è la giusta maniera o la maniera migliore, la maniera perfetta, quindi la virtù di questa parte, che è la parte, diciamo così, che pensa? È la virtù cosiddetta intellettiva, nel senso è la perfezione della parte intellettiva dell'anima, o virtù dianoetica, dalla parola greca dianoein, che significa, anzi dianoestai, perché bisognerebbe dirlo al medio, significa pensare. Qual è il modo migliore di pensare? Qui si apre un problema, perché qual è in sostanza il modo migliore in cui noi possiamo attivare la nostra facoltà di ragionamento? Il modo migliore per attivare la nostra capacità di ragionare è duplice. Ci sono quelli come Talete, che attivando l'epistemonikon, quindi facendo scienza, attivano nel modo migliore questa parte, e sono considerati, sono detti, definiti, proprio perché hanno configurato nella maniera più completa, più perfetta possibile, migliore possibile, questa capacità, sono detti sofoi, è la sofia, la virtù della parte razionale scientifica dell'anima è la sofia, la quale implica due momenti, implica la scienza vera e propria e la conoscenza dei principi dai quali la scienza comincia ad argomentare, cioè il nous. Quindi la sofia è unione di nous ed episteme, per dare qualche indicazione tecnica agli aristotelisti. Quindi il modo migliore per esercitare questa parte dell'anima razionale, quindi la perfezione, la virtù dianoetica corrispondente a questa parte, è la sofia. Quindi Talete è l'esempio di sofos, di sapiente, infatti. Pericle, invece, è l'esempio di colui che esercita nel migliore dei modi, quindi del virtuoso, perché esercita nel migliore dei modi questa capacità di raziocinare, di argomentare nella vita della polis. Come sarà chiamata la perfezione, l'esercizio dunque perfetto, migliore di questa capacità della parte razionale dell'anima? La virtù del doxastikon, la perfezione del doxastikon, la migliore attuazione di questa attività razionale, viene chiamata phronesis. Pericle è un esempio di uomo saggio, perché è capace di ragionare intorno alle cose della vita individuale e comune nel migliore dei modi possibili, e quindi è capace di organizzare bene la propria vita e la vita della sua città. Non capisce niente di astri, ma sa organizzare bene la propria vita. Talete capisce tutto degli astri, organizza male la propria vita e cade nel pozzo. Non è vero, perché poi Aristotele racconta un episodio, un aneddoto che spiega che invece Talete era anche un bravo doxastico, ma questa è un'altra faccenda. Allora, affinché quel movimento, che è il movimento della vita, la kinesis to bio, possa essere considerata come realizzata e compiuta, bisogna che tutte le componenti che intervengono in questo movimento siano realizzate e compiute. Bisogna che uno stia bene di salute, bisogna che abbia formato bene il suo recticon secondo la virtù etica, bisogna che abbia formato bene la sua capacità di pensare secondo la virtù dianoetica, nelle due forme, della sofia e della phronesis. Aristotele ha anche un'idea che va oltre questo e dice: tutto è importante, questo, questo e questo, ma ai fini del conseguimento di una felicità stabile,
Noi ci troviamo di fronte ad un dilemma, perché che ci voglia questo è ovvio per tutti, che ci voglia questo altrettanto ovvio per tutti. Ma una volta che stiamo bene di salute, abbiamo ben orientato le nostre passioni, siamo insomma nella condizione per partire nella ricerca di quella che è la felicità, dobbiamo fare come Pericle o dobbiamo fare come Talete? Questo è il dilemma, cioè dobbiamo dedicarci alla vita teoretica o alla vita pratica? La mia idea è che in Aristotele non si ponga questa dicotomia, questa alternativa. Cioè Aristotele effettivamente la pone, proprio nell'Etica Nicomachea, il sesto libro, quando si pone questo problema, ma lo risolve in una maniera in cui le due cose vengono in qualche modo legate e tenute assieme. In che modo Aristotele tiene assieme le due cose? Allora, dice, fare come fa Pericle sarebbe bene, andrebbe bene, se l'uomo fosse la realtà più alta che c'è nell'universo, cioè se l'uomo fosse, come dire, la cosa veramente più importante nell'universo. Allora uno dovrebbe coltivare esattamente quella perfezione della natura umana che consiste nel suo carattere politico di animale dotato di ragione. In realtà però c'è una forma di vita, una zoè ariste, migliore, che è la vita del divino, la vita degli dèi. È migliore perché essa, come dire, ha in sé una perfezione, un equilibrio, una stabilità, una felicità, che a differenza di quella umana è molto più solida, molto più stabile. E che è quel tipo di felicità, quel tipo di movimento al quale noi prendiamo parte quando facciamo come Talete. Lasciamo perdere la vita politica in cui le cose cambiano, ci sono imprevisti, ci sono tante seccature, rompiture di scatole, rivoluzioni, tutta una serie di elementi che perturbano il tuo animo. E come Talete ci ritiriamo a osservare, a meditare, a fare tutte quelle cose che ci mettono in collegamento con la vita divina e ci rendono possibile un partecipare a questo movimento perfetto che è la vita divina. Il problema è che purtroppo non siamo come gli dèi, cioè noi abbiamo i piedi su questa terra, stiamo in un oikos dove ci sono dei figli, ci sono gli schiavi, ci sono i buoi, ci sono le donne, ci sono tutti elementi, come dire, che devono essere organizzati e ordinati. Noi per metà, una buona metà, stiamo all'interno della polis e dunque è fondamentale che quell'ambito sia bene organizzato, altrimenti avremo delle continue interferenze nel nostro sforzo di arrivare a dove arriva Talete. Saremmo continuamente derisi dalla servetta Tracia se non siamo capaci di organizzare le cose di questa terra. Cioè, la Sofia ci garantisce sì una visione di ciò da cui dipende la nostra felicità stabile, ma non è capace, non ha quella competenza necessaria per permettere a noi in quanto uomini di organizzare quella parte bassa della vita umana, che è la parte politica, in modo tale da garantirci uno spazio di indisturbatezza in cui praticare la teoria pura. Per praticare la teoria pura, dice Aristotele, ci vuole rastone kai diagogè. Bisogna che noi siamo tranquilli, pacifici, indisturbati. Basta la minima cosa e tutto questo va a monte. Allora, la Sofia è sì la roba più alta, ma per arrivare alla Sofia ci vuole, come dire, una iniziazione, ci vuole una scala, ci vuole tutto un attraversamento di un territorio pieno di insidie, di mine e di pericoli, che è il territorio della vita terrena, della politica, dell'economia, di tutte quelle dimensioni propriamente terrestri, che sono degli condizio sine qua non, ma propriamente implicano degli impedimenti rispetto all'esercizio della Sofia. Allora, la Sofia è sì la cosa più alta con cui noi possiamo aspirare, l'assimilazione al Dio nella misura in cui è possibile a noi.
Ma per arrivare a questo è indispensabile la phronesis, perché è essa che ci permette di organizzare bene la nostra vita, il cammino di iniziazione che ci porterà alla fine a poter incrociare le gambe e meditare trascendentalmente. Quindi Aristotele vuole salvare la teoria, secondo me, di Platone, ma si accorge che poiché noi siamo radicati con i piedi su questa terra, non possiamo catapultarci in quel mondo così, eo ipso, ma dobbiamo attraversare tutto un cammino di difficoltà per fare questo è indispensabile quella abilità che viene chiamata phronesis. Dunque, la phronesis è fondamentale perché ha una capacità epitattica di comando, di orientamento, di indirizzo, che ci serve a ritagliarci all'interno dell'economia e della politica quello spazio di indipendenza, autonomia, autosufficienza, dentro il quale noi possiamo, una volta raggiunta la rastonica diagogè, la tranquillità, indisturbatezza e pace dai turbamenti della casa e della polis, in cui possiamo davvero dedicarci senza interferenze a quella meditazione cui i saggi, come Talete, si potevano dedicare. Solo questo, secondo Aristotele, ti garantisce, non che la politica uno non sia felice, anche lì uno si attiva e può essere felice, però lì rischia che prima o poi intervengano degli elementi che turbano la sua felicità. Quindi il vero possesso della felicità, secondo lui, è quello più alto, è garantito soltanto laddove noi, attraverso quel percorso in cui la phronesis ci conduce, arriviamo poi a liberarci di tutti quegli ambiti che sono propriamente quelli della vita politica dotata di ragione e assimiliamo la nostra attività a quella della vita divina. Quindi entrambe, phronesis e sofia, sono indispensabili. La sofia perché è quella più alta, la phronesis perché è in qualche modo la scala che ci permette di arrivare alla sofia e senza la quale la sofia rischia di essere qualcosa di inattingibile, rischia di crearsi come un cortocircuito, come appunto viene in Platone, in cui la gente magari sa che cos'è il bene ma non riesce a farlo perché non ha attraversato tutto quel processo che è indispensabile attraversare. Secondo Aristotele, a questo uno ci arriva appunto se sta bene di salute, se ha avuto una buona paideia, se ha raggiunto i 50 anni, almeno, secondo Aristotele, più o meno, Platone un po' prima, Aristotele un po' dopo, anche questo, come dire, non è una curiosità, no? Uno comincia a fare filosofia, secondo Aristotele, a quell'età lì, prima deve prepararsi. Questo ha a che vedere col fatto che sta gente, Platone e anche Aristotele, pensavano a un qualcosa come un'iniziazione. Allora, fino a che uno non ha 50 anni, secondo un greco, è ancora preda delle sue passioni. Se vede una donna e gli piace, gli va dietro e ha tanti saluti la sofia. No. Uno invece deve aver raggiunto la pace dei sensi. Questa orecticon, condizio sine qua non. Se no, la sua meditazione trascendentale risulta di essere sempre turbata da dei fattori difficilmente controllabili. Quindi, in genere nei manuali si dice, per Platone uno comincia a fare filosofia a 40 anni, per Aristotele mi pare sia 53, non ricordo bene. Come se fosse una curiosità così risibile, guarda che curiosi sti greci. In realtà dietro, credo, di poter dire, non lo so se sia, mi piacerebbe che fosse così, ecco, diciamo in questo modo, c'è tutta un'idea sulla iniziazione al divino. Tu devi aver messo a tacere tutte quelle robe che ti disturbano nella tua assimilazione, ammazzare il desiderio, se no se tu desideri sarai sempre infelice. Quindi anche in Aristotele si trova un ragionamento di questo tipo che compare in queste indicazioni apparentemente così singolari, astruse, come uno comincia a fare filosofia a 53 anni. Se tu però pensi a cosa sta dietro a sta roba, vedi che è piena di saggezza. Uno che ha passato un po' la vita e si accorge che Aristotele aveva anche ragione. Ma tutto per salvare esattamente quella roba che stava a cuore al suo maestro Platone, cioè l'attività contemplativa che ha per un greco, cioè non vuol dire, a volte si sentono fare dagli analitici di Oxford dei paragoni un po' dementi,
Cioè, attività contemplativa vuol dire l'attività scientifica pura. E, per esempio, ricordavo prima con gli amici a pranzo, allora c'è questa introduzione all'Aristotele di Jonathan Barnes, no? Illustre aristotelista, antichista, per carità, chapeau, no? Ovviamente. Però Jonathan Barnes dice, sembra che la roba più importante per Aristotele sia l'osservazione della vita animale. Per esempio dice, ah, che bravo Aristotele, non avere il microscopio, oppure descrive la riproduzione dei polipi in maniera perfetta, chissà come avrà fatto, ma che bravo, è il primo scienziato occidentale. No, guarda, caro Jonathan, che ad Aristotele quella roba gli interessa, perché tutto ciò che la natura è piena di cose divine, anche la riproduzione dei polipi è una cosa interessantissima. Ma è, come dire, la roba meno importante che c'è, no? Il movimento di una realtà molto bassa, infima. Già l'uomo è più importante del polipo. Se poi andiamo su e su e su, arriviamo fino al divino, quella non è che il primo passo di una osservazione della fusisteia che deve arrivare sino al suo principio ultimo, che è il divino, noesis, noesis, pensiero di pensiero. Allora, ciò che interessa ad Aristotele non è la scienza come tale, ma è la scienza come abito sapienziale, è l'attività teoretica contemplativa che ha un carattere, direi, più che scientifico, sacrale quasi, religioso. È, come dire, una forma integrale di concepire l'attività teoretica che noi, condizionati dall'idea moderna di teoria, non siamo più capaci di pensare. Il teorema per i greci non è la teoria della scienza moderna. Per Aristotele fare scienza ha, come dire, una configurazione quasi sacerdotale, per, come dire, usare delle parole che sono inappropriate, se volete, ma che vogliono rendere il senso del peso che per Aristotele ha questo tipo di attività. E solo lì, cioè solo c'è, dove c'è questa homoiosis theo, kata, ton, antropo di una ton, secondo ciò che è possibile all'uomo, hai una realizzazione di quella felicità stabile che per Aristotele è l'ideale da perseguire. Aristotele però, è vero, lo concediamo ben volentieri a Jonathan Barnes, parla non solo di questo apice, anzi di quell'apice ne parla pochissimo, il meno possibile, come tutti i buoni iniziati, ma parla molto più diffusamente di tutto il difficoltoso, enorme, amplissimo, vasto, articolato e infinito processo che porta fino a quell'apice di cui è bene nemmeno parlare. Come diceva Platone, che delle cose che sono acrotata, più alte, è meglio non parlarne troppo, perché poi la gente ti fraintende. Questo sostanzialmente è il modo in cui, anche in Aristotele, vediamo non solo una connessione tra la determinazione della filosofia come costruzione di un edificio teorico, ma anche concretamente come quella filosofia, per poter costruirsi come edificio teorico coerente, presupponga una scelta di vita che innerva tutto quanto il processo. Cioè, vediamo quella cosa che appunto ponevo all'inizio del mio discorso nella presentazione, che è l'integrazione indispensabile tra i due modi di concepire la filosofia. Qui in una organizzazione che, pur nella grossolanità delle cose, schematicità delle cose che ho detto, spero sia venuta alla luce. L'integrazione in sostanza in Aristotele, considerato da Jonathan Barnes il prototipo dello scienziato occidentale, tra un'idea di filosofia come edificio teorico, che sta tanto a cuore a Barnes, e l'idea di filosofia come scelta, forma di vita, che richiede però tutto quel processo che abbiamo visto. Credo che Aristotele si inventi l'idea di una filosofia pratica per spiegare il cammino di iniziazione indispensabile per conseguire esattamente quella forma di vita superiore che è la teoresi.